Benvenuti su greenbiz.it da Ecomondo 2013, qui con noi c'è Lorenzo Nannariello, responsabile ambiente di Tetra Pak, benvenuto. Grazie, buonasera. Senta, qual è l'anello debole del riciclo del Tetra Pak? Sicuramente la raccolta differenziata. Esiste una capacità di riciclo nel nostro paese molto maggiore delle quantità che vengono attualmente raccolte, per cui noi siamo presenti qui a Ecomondo per incontrare la pubblica amministrazione, per incontrare i gestori della raccolta e stimolarli alla raccolta differenziata delle confezioni Tetra Pak. Ma cosa sono gli alberi che vediamo dietro di noi? Sono la nostra principale risorsa, il 75% in peso di questa confezione è costituita da cellulosa che viene ricavata dal trattamento delle conifere nelle aree scandinave dove lavorano i nostri fornitori di carta. Il principale progetto ambientale che abbiamo è proprio quello di certificare queste fonti con la certificazione FSC, quindi garantire che lo sfruttamento di questa risorsa forestale risponda a precisi criteri ecologici e sociali. Perché un'azienda dovrebbe per il proprio packaging scegliere il Tetra Pak? Perché questa confezione è quella che permette la miglior protezione a garanzia dei prodotti alimentari liquidi, quindi protegge la confezione e protegge il prodotto, scusate, è una confezione leggera ed è anche una confezione riciclabile. Quindi meno emissioni di CO2? Rispetto a confezioni alternative, fatti di materiali alternativi al nostro, sì, effettivamente sì. E questo è comprovato anche da tutta una serie di studi di LCA che hanno dato risposta in questo senso. Parola di Tetra Pak. E da Ecomondo è tutto.